ieri è uscito questo bozza di ipotesi di accorpamento delle prefetture, con il quale il ministro Alfano anticipa la riforma Madia, non attua la riforma perché la riforma Madia è costruita con un sistema diverso, accelera, secondo me cedendo un po' alla burocrazia che tende a sminuire il valore delle riforme, fa un'operazione che non deve essere fatta così. La riforma Madia prevede la ristrutturazione completa del sistema statale, non la cancellazione pezzo per pezzo, e quindi io ne ho parlato con il Presidente del Consiglio, abbiamo interloquito con lui e con il Ministro Madia, con il Capogruppo, insomma nei prossimi giorni dovremo ragionare su come correggere il tiro rispetto a un'operazione che non è in linea secondo me con quello che abbiamo votato noi in Parlamento, e questo credo lo pensino molti colleghi. Lo facciamo però non arretrando, sapendo che lo Stato deve essere riformato in maniera molto radicale. Ma il futuro di Rieti credo sia tutto da costruire, ne parleremo credo anche stasera, insomma qui c'è un tema molto rilevante, le province, la parola province verrà cancellata dalla Costituzione, quindi bisognerà capire tutti insieme, la classe dirigente, che cosa accadrà dopo, che cosa sostituirà questo ente d'area vasta e con quali confini, quindi il tema è molto affascinante, non credo serva la protesta rispetto ad un processo di riorganizzazione che è in atto e che non fermerà nessuno, c'è la capacità invece, la necessità che la classe dirigente locale rifletta e tutti insieme, anche al di là delle divisioni politiche, costruiscano un futuro per questa nostra provincia che mantenga saldo insomma, il ruolo della città.